Si è tenuto il 22 ottobre presso la Sala Flora di Palazzo Imperiale il convegno nazionale su Bartolo Longo, attualità del suo pensiero sociale ed educativo, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia di Brindisi e dalla città di Latiano. Hanno relazionato Nicola Vellino su Don Bartolo, le opere e i giorni, Salvatore Settembrini sulle opere sociali di Bartolo Longo a Latiano, Luigi Avellino sul pensiero educativo di Bartolo Longo. Nel corso della serata è stato proiettato il video da Latiano a Pompei sulle orme di Bartolo Longo ed è stata allestita una mostra di immagini sacre mariane, presente tra gli altri Monsignor Pasquale Mocerino. Mi sembra che stasera sia stata veramente una preziosa e feconda occasione per recuperare non solo gli elementi principali e le esperienze più significative del metodo educativo del Beato Bartolo Longo, ma recuperare soprattutto la sua attualità rispetto a un mondo dove l'educazione e la formazione sono veramente una emergenza e una priorità assoluta. Ovviamente ispirati a quel metodo educativo che caratterizzò anche l'opera del Beato Bartolo Longo, il quale non fece dell'arido assistenzialismo, non sfamò soltanto, ma accolse, sfamò e diede gli strumenti necessari ai suoi ragazzi, ragazzi e ragazze, figlie dei carcerati, figlie dei carcerati, e orfani della natura, perché potessero, diciamo, dare compimento al proprio iter di sviluppo, di crescita psicologico e umano. Offrì loro una scuola, offrì loro dei mestieri per poter diventare lavoratori responsabili e consapevoli e soprattutto proprio in seguito a questo percorso, dai suoi istituti, sono usciti anche validi professionisti in ogni campo dell'attività sociale. Mi sembra che soprattutto nella pedagogia dell'amore che caratterizzò e fu il fondamento anche della sua esperienza educativa, che vada accolto a questo elemento che potremmo dire di profonda attualità in una società dove l'educazione e la formazione devono essere la nostra costante preoccupazione.